L'anno scolastico si apre con un incontro dedicato alle studentesse e agli studenti nisseni degli istituti di scuole superiori del territorio, con un incontro tenuto all'interno dell'Aula Magna del Liceo Classico Linguistico e Coreutico Ruggero VII, per riflettere sul tema la gentilezza e la tenerezza, il loro ruolo educativo nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo. In apertura l'intervento della prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, che della gentilezza dice: E coraggio, perché non si ha paura di stringere una mano, di dare un sorriso. E la gentilezza io la collego alla lotta, al contrasto al bullismo. Sono molto collegati. Gentilezza per combattere il bullismo. Subito dopo il sindaco Gambino ha affrontato l'aspetto del rispetto del bene comune e dell'ambiente. Il questore di Caltanissetta Ricifari, parlando di cyberbullismo, ha invitato la giovane gremita platea a fare un atto di riflessione e gentilezza prima di scrivere sul web. Messaggio ulteriormente rafforzato da quanto ribadito dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, il colonnello Stefano Gesuelli. Parte invece dai dati il comandante dei carabinieri, il colonnello Pascale, che sottolinea come un giovane su due abbia subito atti di cyberbullismo ed è invitato a non abbassare la guardia rispetto al dark web, al cyberbullismo, ai fenomeni di revenge porn, ma di farsi promotori di relazioni autentiche nonostante il filtro del mondo digitale. E poi i rappresentanti della consulta studentesca, Luca Sabella e Sara Turendi, si sono rivolti agli studenti ricordando loro di essere cittadine e cittadini del presente. Anche momenti di musica e danza hanno introdotto e concluso l'incontro. Nuove sfide pedagogiche attendono i dirigenti scolastici, a cui il Ministero dell'Istruzione ha dato il compito di attuare il PNRR per abbattere il divario nord-sud nel contrasto delle povertà educative, generando rete. Sono tanti gli obiettivi di noi dirigenti chiamati a realizzare ogni anno un'offerta formativa aderente ai bisogni del territorio. E lo facciamo sia con le nostre necessità di natura amministrativa, ma soprattutto come leader pedagogici in una fase della storia in cui c'è il ritorno a scuola senza misure di contenimento del Covid particolari, in cui si riattivano le relazioni umane. All'interno dell'evento inaugurati anche i nuovi spazi didattici che ospitano le attività didattiche e formative progettati dal professor Fabio Fiorenza.